Curiosamente John McEnroe nasce a Wiesbaden in Germania perché il padre lavorava lì all'Air Force statunitense in quel periodo. E si capisce molto presto che è un talento per il tennis, lo si capisce perché non vuole giocare a football, a rugby, a calcio, non vuole impegnarsi neanche nel basket, in quegli sport che richiedono lo scontro fisico. Appare un mingherlino, lo chiameranno però molto presto il genio perché già a 18 anni fa un'impresa che ancora adesso resta unica. Cioè scala dalle qualificazioni del torneo di Wimbledon fino alle semifinali. Le perde con un certo Connors che poi riuscì a battere qualche anno dopo in finale. Lo si ricorda anche in questo periodo, con questo mitico film, per quel tie-break infinito in una finale di Wimbledon insieme a Bjorn Borg. Ebbene, quel tie-break lo vinse McEnroe che però perse la partita. Riuscì a vendicarsi un paio d'anni dopo, iniziando a diventare il re dell'erba di Wimbledon, il re dell'erba inglese. Quel suo tennis è rimasto unico, non solo per genio e sregolatezza, non solo perché se la prendeva con gli arbitri e aveva sempre qualcosa da dire, ma anche perché con quel tiro mancino riuscivano solo a incantare avversari e pubblico, ma anche a inventare e costruire traiettorie che nel tennis dei giorni precedenti e nemmeno dei giorni successivi ci sarebbe mai stato. È l'unico che è riuscito a vincere tornei in 3 decenni, un po' con il singolo, un po' con il doppio. Ha provato a tornare più volte. È malato di tennis, di musica, di passione, si arrabbia ancora, ma resta nel tempo la sua racchetta d'oro.